Ciao a tutti, oggi tratto un tema di attualità. Generalmente non mi piace in questo canale raccontare o fare video su tematiche di attualità, però fondamentalmente non è la prima volta che Papa Francesco si espone sui cani e sui gatti e soprattutto paragonando figli e cani e gatti, e quindi mi sento, diciamo, di fare questo video, diciamo, generale per cercare di dire due parole per fare un approfondimento su questa tematica e ovviamente cerco di contestualizzare sulla notizia che è uscita in queste ore sull'Ansa, per esempio, che riferisce che il Papa avrebbe sgridato una signora perché gli ha chiesto di benedire il proprio cane, dicendo che ci sono i bambini che muoiono di fame e lei pensa ai cani. Ripeto, non è la prima volta che il Papa si espone e paragona figli e cani e gatti. In passato aveva già parlato, per esempio, che i tassi di natalità in Italia erano bassi perché le persone avevano cani e gatti. E quindi mi sento, diciamo, di fare questo video per cercare di trattare questa tematica che ovviamente mi tocca in parte, però fondamentalmente mi piace anche approfondire per far capire anche a chi in realtà pensa così, che siamo veramente molto lontani da pensare che il cane e il gatto sia fondamentalmente la res responsabili della fame dei bambini nel mondo o dei tassi di natalità bassi, per esempio in Italia. Premettendo, ripeto, che io personalmente non chiederei mai al Papa di far benedire il mio cane, però vi metto qua sotto in descrizione degli articoli dove il Papa ha benedetto dei cani in un canile e ha accolto fondamentalmente dei cani da soccorso. Quindi non riesco a capire a volte il Papa perché fa queste uscite, però fondamentalmente si vede che in Vaticano c'è proprio temono questa cosa del cane e del gatto con i tassi di natalità bassi e quindi politicamente probabilmente sono molto preoccupati da questo aspetto. L'unica spiegazione che mi do fondamentalmente di queste prese di posizioni. Però voglio un attimo trattare le varie tematiche. Allora, partiamo subito con il discorso della fame dei bambini, cioè dei bambini che muoiono di fame. Allora, premettendo che secondo me la problematica dei bambini che muoiono di fame è molto complessa e sicuramente ha delle ragioni politiche, economiche, di nazioni che sfruttano altre nazioni, di debiti pubblici, di povertà, oltre che culturali e religiose, dove ovviamente non c'è la cultura in alcune popolazioni di capire che magari far nascere 7 figli diventa complesso ovviamente poi mantenerli. Per esempio, ma la maggior parte delle popolazioni africane hanno dei tassi di natalità elevatissimi, nonostante vivono in nazioni molto povere e religiose, perché la religione su questo ovviamente spinge su riprodursi e non sul controllo delle natalità, soprattutto nelle zone più povere. Quindi, prima di dare colpa al cane e al gatto, direi che ovviamente analizzerei altri fattori. E l'altra cosa invece sui tassi di natalità bassi nei paesi, diciamo, industrializzati occidentali, soprattutto Italia. Anche qui secondo me si è molto superficiali nel fare delle analisi perché in Italia non si fanno figli. Ci sono diversi motivi, dai più banali ai più profondi, prima di tutto, e continuare a insistere su questa superficialità del non avere figli secondo me offende centinaia di persone che invece fanno delle valutazioni molto profonde sul fatto di decidere di non mettere al mondo un figlio perché magari non vogliono metterlo al mondo in un mondo che comunque vedono pieno di sofferenza, con guerre, con figli che nascono che hanno già un debito pubblico sulle spalle, con comunque notizie sui cambiamenti climatici e atmosferici che non danno ovviamente un futuro roseo. Quindi ci sono delle valutazioni profonde di chi decide di non avere figli, non solo un discorso egoistico, non voglio avere figli così faccio quello che voglio. Direi che in quel caso lì, anche lì, paragonare il non fare figli perché hai cani e gatti dimostra, dal punto di vista del Papa, una certa superficialità, perché in realtà io credo che la maggior parte delle persone che oggi decidono di non avere figli è anche perché si fanno ovviamente delle proprie valutazioni, sia personali ma anche globali. Uno può decidere di dire la popolazione mondiale dal 1960 ad adesso è aumentata di 3 miliardi di persone e il fatto che non ci siano in Italia, però ci sono in tutte le altre parti del mondo e questo genererà povertà e sofferenza e quindi magari uno decide di
di non far nascere una creatura che ovviamente nasce perché decidiamo noi di farla nascere e farla vivere magari in un mondo che magari non sarà un mondo felice e quindi fanno delle valutazioni. Questo non avviene ovviamente nei paesi, diciamo, dove fondamentalmente sono poveri, molto spesso per un discorso culturale, non c'è la cultura e probabilmente vivono una vita diversa chiaramente dai paesi industrializzati e quindi chiaramente non c'è questo tipo di valutazioni. Nei paesi industrializzati ci sono, il fatto, ripeto, che non ci siano in Italia, che i tassi di natalità in Italia non siano elevati, non è solo per un discorso superficiale e neanche egoistico, altrimenti potremmo parlare di egoismo nel far nascere un figlio che poi durante il periodo della vecchiaia ti dovrà aiutare, mentre invece se non lo fai nascere ti dovrai arrangiare. Quindi quando si parla anche di egoismo su qualcosa lì bisognerebbe ragionare a 360 gradi e non solo limitato al periodo in cui si è giovani e quindi magari non avere un figlio sei più libero rispetto che averli. Però ripeto, l'avere un figlio è una scelta personale, non dovrebbe essere una scelta né religiosa né culturale né politica. Trovo anche che gli aiuti per avere figli siano molto spesso solo legati a un discorso economico e non alla bellezza dell'avere un figlio e quindi fondamentalmente lo trovo un po' dei discorsi a volte superficiali e anche offensivi nei confronti di chi, ripeto, con intelligenza e a volte anche con sofferenza decide di non mettere al mondo un figlio per motivi, ripeto, molto più profondi di quanto sia quello di avere un cane o un gatto. Perdonatemi per questo piccolo sfogo, però oggettivamente viene sempre vista in maniera molto superficiale questa tematica. Oltre al fatto che magari una persona decide che non può averli e quindi sentirsi anche dire tutte queste cose magari gli dà anche fastidio se li desidera. E poi c'è chi decide di non volerli perché semplicemente non li vuole e non è una colpa, non è un minus fondamentalmente. Quindi spero che in questo video abbia un po' spiegato la situazione, perché onestamente paragonare la fame dei bambini che muoiono di fame o i tassi di natalità bassi al possedere un animale domestico nei paesi industrializzati non sta né in cielo né in terra. È una cosa che fondamentalmente è distante 1000 chilometri. Ci sono problemi e problematiche molto più importanti che fanno sì che questo tipo di situazioni si siano create e molto spesso anche non legate all'uomo, perché magari i cambiamenti climatici magari hanno una componente legata all'uomo, ma i cambiamenti climatici ci sono, il pianeta è in continua evoluzione. Quindi io direi che il Papa, che dovrebbe rappresentare fondamentalmente milioni se non miliardi di persone, forse è un discorso un po' più profondo sui bambini che muoiono di fame o sui tassi di natalità dovrebbe farli, e forse magari dovrebbe cercare determinate altre cause in primis e forse anche ripensare al fatto che i tassi di natalità così elevati nei paesi per esempio africani fanno sì che poi i bambini muoiono di fame, e quindi magari fare un percorso anche educativo in quelle famiglie per far capire che non ha senso far nascere un figlio per poi vederlo morire di fame. Oltre ovviamente tutto il discorso politico ed economico di nazioni ovviamente sfruttate e di territori sfruttati, che quello è in primis il fatto che c'è una diversità socio-politico-economica tra le varie nazioni. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video.